Ma questo poi non è vero assolutamente, è quello che ho detto un po' prima, che le donne tendono di annusarsi, di guardarsi prima di avvicinarsi, quando poi si conoscono le donne possono uccidere per le altre donne, se non sono molto solidali invece, ci vuole un po' più di tempo, tra di noi è andato molto velocemente, ci hanno messo insieme un po' come le Spice Girls, no? Qualcun altro ci ha scelto e essendo diverse abbiamo capito anche che c'è, insomma, c'è spazio per ognuno di noi, però c'è tanta complicità, forse anche perché siamo delle donne non giovanissime, abbiamo vissuto, abbiamo qualcosa da raccontare e quindi c'è la capacità di noi di ascoltarsi, credo che sia un dono sempre più raro potersi ascoltare. Ma io credo di essere proprio trasparente, come mi vedi io sono e quindi mi racconto nel bene, nel male, nelle cose buffe che ho fatto che magari nessuno se l'aspetta perché mi avete sempre vista molto sobria, molto contenuta, io lo sono. Però nascondo anche un po' un piccolo maschiaccio nel senso che di voler fare cose stupide come tutte noi, dai, su. Poi ho raggiunto io ero timidissima fino a 25 anni, l'ho superato anche grazie a una gravidanza, ho capito che dando vita non devo temere niente, quindi mi puoi chiedere praticamente qualsiasi cosa e te lo faccio, insomma. Ma Che Tempo Che Fa mi ha formato proprio, sono molto grata a Fabio Fazio, alla redazione, al programma di aver potuto stare così tanto tempo per imparare, per incontrare personaggi, per vedere come lavorano, farmi conoscere da un grande pubblico e non è finito perché sono ancora là, voglio dire ogni domenica sono con la grande squadra di Che Tempo Che Fa e era molto felice quando ha sentito di questa mia nuova avventura, quindi gli amici si fanno il tifo uno per l'altro, quindi grazie, comunque grazie di cuore per tutto quello che mi ha dato Che Tempo Che Fa in tutti questi anni, grazie Fabio. Sì, infatti 2 anni ho condotto In Bici con Filippa su Sky, su Bike Channel, faccio una pausa questa primavera perché non è possibile, siamo in onda 5 giorni su 7 e poi c'è Che Tempo Che Fa e devo dedicarmi anche alla famiglia ovviamente, quindi quest'anno faccio un salto però continuo a pedalare nel mio tempo libero, dalla bici in città sono arrivata alla bici da corsa, quindi sulle colline a Varese io pedalo quando ho tempo, è uno sport che ho proprio scoperto il mio sport, lo amo. Perché fai fatica ma vedi cose bellissime, scopri il paesaggio in una maniera lenta, mentre comunque ti alleni e ti metti in forma e poi puoi concederti di mangiare quello che vuoi, quindi la bici è veramente per me il mezzo ideale come trasporto e come sport.